Ci occupiamo del Jobs Act, lo facciamo con un autorevole ospite, il professor Pietro Ichino, giuslavorista che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, senatore di Scelta Civica. Come tutti sanno, il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso ha dato il via libera alle prime leggi delega che riguardano il Jobs Act. È nata subito una polemica sia sul reintegro dei lavoratori pubblici e privati, anche sul fatto se questo Jobs Act dovrà essere applicato anche per i dipendenti pubblici. Uno scontro riaperto all'indomani dell'approvazione nei due rami del Parlamento di questa legge delega. Allora, senatore Ichino, ci vuole spiegare come, innanzitutto, come ha trovato la metodologia del governo che ha scelto il 24 dicembre per approvare due leggi delega che poi, le cui polemiche sono scoppiate 2 giorni dopo? Ma questa del 24 dicembre è una scelta dovuta a ragioni di calendario, di agenda del Presidente del Consiglio che nei giorni precedenti era a Bruxelles e non mi sembra un fatto di per sé politicamente rilevante. Sul caso specifico, la questione di cui oggi si dibatte, io dico, osservo solo questo. Il testo unico delle norme sull'impiego pubblico dice che, come regola generale, l'impiego pubblico è soggetto al diritto del lavoro che regola la generalità dei contratti, salvo che sugli istituti che vengono disciplinati in modo specifico per il pubblico impiego, come per esempio le assunzioni e le promozioni che devono avvenire per concorso. Per tutto il resto vale il codice civile e le leggi di diritto del lavoro comune. Questo significa che se cambia il diritto del lavoro comune, cambia la regola, cambia anche per i dipendenti pubblici in materia di mansioni, di orario, di trasferimenti e di licenziamenti. La regola che vale per i privati oggi, cioè l'articolo 18 dello statuto, è la regola che vale anche per i dipendenti pubblici. Se cambia quella regola, cambia anche per i dipendenti pubblici. Quando il governo si è riunito, la penultima bozza dello schema di decreto vedeva un comma che escludeva il pubblico impiego, cioè diceva che le norme di questo decreto non si applicano all'impiego pubblico, se non che il governo il 24 dicembre ha abrogato, ha soppresso questo comma. Quindi lo schema di decreto non contiene alcuna esclusione per il pubblico impiego, quindi se il decreto resta così com'è, il decreto si applica anche nel settore pubblico. Io penso che sia una buona scelta, una scelta che deve essere mantenuta e spero che questo accada quando in seconda lettura il governo dovrà dare il via e emanare il decreto nella sua versione definitiva. Sento che il ministro Poletti e Marianna Madia, ministro della funzione pubblica, sono orientati in senso diverso. La cosa mi stupisce perché erano presenti alla riunione del governo del 24 dicembre e non mi risulta che abbiano votato contro o espresso opinioni contrarie su questo punto, però quello che è certo è che se vogliono escludere il pubblico impiego occorre cambiare il decreto e occorre che il governo prenda una decisione in questo senso. Spero che questo non accada perché sarebbe, credo, sarebbe un errore, una
occasione perduta. Non crede che il ministro della funzione pubblica sia rimasta inconsapevolmente vittima di un gioco delle tre carte su questo? Come giudica, diciamo, il suo... No, l'argomento che Marianna Madia porta a sostegno di questa sua tesi della inapplicabilità è un argomento veramente non fondato, molto inconsistente. Marianna Madia dice che sarebbe incompatibile con l'assunzione per concorso il fatto di poter essere licenziati. Cioè, in sostanza, sostiene che chi raggiunge un posto di lavoro pubblico attraverso un concorso dovrebbe strutturalmente essere inamovibile. Non è così. Non solo ci sono dei casi in cui si accede per concorso a dei posti di lavoro a termine oppure a dei posti di lavoro in prova, ma anche a posti di lavoro a tempo indeterminato in cui è previsto il licenziamento. Il testo unico sul pubblico impiego prevede sia il licenziamento disciplinare sia il licenziamento per riduzione degli organici o per chiusura dell'ufficio. Che poi questi licenziamenti non avvengano mai è un altro discorso, ma non c'è nessuna incompatibilità tra il fatto di essere stati assunti per concorso e il fatto di poter essere licenziati. Quindi questo argomento portato dal Ministro della Funzione Pubblica veramente non ha nessuna consistenza. Se si compie la scelta di escludere l'impiego pubblico, bisogna spiegare il perché, e per quella grande maggioranza di italiani che inamovibili non sono, che si sottopongono tutti i giorni alla verifica, alla valutazione della loro prestazione e alla contendibilità della loro posizione di lavoro, sarà difficile capire perché questo principio non debba valere anche nel settore pubblico. Io ho messo sul mio sito una risposta a tutte le obiezioni che circolano in questi giorni sul web a proposito appunto della perfetta costituzionalità di un mutamento delle norme sui licenziamenti anche nel pubblico impiego. Aspetto che chi dissente dagli argomenti che ho portato mi spieghi dove sbaglio, e sono molto interessato a discuterne, ma io la vedo così. Le motivazioni della Madia sono anche quelle della CISL, un sindacato che diciamo si è mostrato più morbido nei confronti di Renzi rispetto agli altri. Lei pensa che questa, diciamo, questa posizione del governo in qualche modo cambierà le carte in tavola rispetto allo schieramento dei sindacati contro il governo? La CISL è il primo sindacato nel settore pubblico, è un sindacato molto forte nel settore pubblico ed è un sindacato degli insider, dei lavoratori stabili di ruolo, e quindi si può capire che difenda in modo deciso il vecchio assetto che garantisce loro una sostanziale inamovibilità. Peraltro il decreto si applica solo alle nuove assunzioni, quindi la posizione dei vecchi non verrebbe incisa dall'applicazione del decreto. Però anche i vecchi, gli insider, percepiscono che l'applicazione del nuovo regime ai nuovi assunti incrinerebbe il tabù, cioè dimostrerebbe che si può benissimo essere impiegati pubblici anche non essendo inamovibili. Per nuovi assunti che cosa si intendono? Quelli che verranno, Verranno assunti dal momento dell'entrata in vigore del decreto in poi. Ho capito. Quindi, per esempio, si parla di
regolarizzazione dei precari. Ecco, questo è proprio il tema che mostra l'importanza di una riforma dei licenziamenti nel pubblico impiego. Finché il lavoratore di ruolo è inamovibile, sarà sempre difficilissimo, anzi impossibile, sradicare la piaga del precariato, dei co-co-co, cioè certo. Un mondo di lavoratori periferici che si accollano tutto il peso della flessibilità, che anche nelle organizzazioni pubbliche è necessaria. E questo non è un accidente, non è un qualcosa che accade per caso. È qualcosa che accade perché la job property, l'inamovibilità, genera strutturalmente precariato. Il precariato è la conseguenza, è l'altra faccia dell'inamovibilità del lavoratore di ruolo. Se noi introduciamo un nuovo regime di protezione della stabilità, meno rigido, che dia alle strutture, alle organizzazioni pubbliche la flessibilità necessaria, questo non solo avrà il pregio, l'effetto positivo di consentire di responsabilizzare i dirigenti sui risultati, perché se i dirigenti si danno le prerogative manageriali per gestire le organizzazioni, si può poi esigere con severità e rigore che raggiungano i risultati, e se no rimuoverli, cosa che è prevista nell'articolo 21 del testo unico del pubblico impiego, ma che non accade mai. Ma l'altro grande effetto positivo di questa scelta è di consentire lo svuotamento delle sacche del precariato, nel senso che sarà possibile assumere più ampiamente a tempo indeterminato, sapendo che non è poi un posto rigido, ingessato, inamovibile, e che se sarà necessario spostare il lavoratore o anche licenziarlo, questo sarà possibile. Naturalmente questo genererà un dualismo fra vecchi e nuovi, i nuovi staranno in un nuovo regime. Non è detto che questo regime sia peggiore rispetto al passato per i nuovi, perché i nuovi, i new entrants, ormai entrano solo come precari e senza nessuna tutela, mentre il contratto a tutele crescenti ha appunto le tutele crescenti e soprattutto ha un appoggio, un sostegno del lavoratore nel mercato del lavoro, che è la novità, il contratto di ricollocazione, questa novità di cui nessuno parla, che invece costituisce uno dei pilastri della riforma. Ma in ogni caso, se questa riforma funzionerà bene nei primi anni per i nuovi assunti, poi certo sarà possibile e sarà anche politicamente più facile estenderla ai vecchi, ed è questo che gli insider temono, ed è questo il motivo per cui gli insider, pur non essendo coinvolti dall'applicazione della nuova norma, tendono a opporsi, perché temono che un successo della riforma un domani possa determinare un mutamento di statuto anche per il loro rapporto di lavoro. Allora, senta senatore, da quello che lei mi dice, però, a questo punto lei prevede uno sblocco delle assunzioni nella pubblica Io amministrazione. C'è uno strumento, sì. Lei è un teorico della full disclosure, della piena, diciamo, io non conosco bene l'inglese, quindi sono un po' mediocre nella pronuncia, però ecco, lei pensa che quindi ci sarà questa svolta, oppure crede che... Io penso proprio di sì, perché sarebbe veramente curioso che il governo Renzi, che è nato per fare queste cose, un governo per il quale la riforma dell'amministrazione pubblica in questa direzione, cioè la direzione della valutazione, misurazione dei risultati, responsabilizzazione dei dirigenti, contendibilità della funzione pubblica, e se il governo Renzi rinuncia a proprio su questo terreno, allora questo getta un'ombra molto pesante sulla sua ragione, ecco, d'essere stessa. Come spiega, alla luce di quello che lei mi sta dicendo, che Renzi si esprima così all'indomani del Consiglio dei Ministri? Deciderà il Parlamento? Renzi,
Renzi, diciamo che non ha voluto smentire platealmente due suoi ministri, però il senso, mi sembra, della sua intervista di ieri al Quotidiano Nazionale è quello di dire: in realtà noi su questo punto vogliamo andare avanti e il discorso resta aperto. Ecco, dopodiché vedremo nei giorni prossimi quali saranno gli sviluppi. Io spero proprio, conto che il governo non compia questo errore gravissimo di tornare indietro su questo terreno. Bene, io la ringrazio molto per la sua disponibilità festiva. Grazie a ringrazio voi. Ringrazio il senatore Pietro Ichino di Scelta Civica, con il quale abbiamo parlato della seconda parte del Jobs Act, quella dei provvedimenti attuativi della legge delegata. Grazie. A presto.